È stato un momento riuscito e molto partecipato quello che si è svolto nella mattinata di domenica 15 maggio e che ha visto protagonista il mondo dei motori, in tutte le sue sfaccettature. L'evento, che ha portato decine di mezzi nelle piazze e nelle vie di Pont Canavese, denominato Motor Pont, è stato realizzato grazie al comune e al team Fast Driver che hanno collaborato assieme. Importante, va sottolineato, il ruolo dell'assessore Giovanni Costanzo, che anche grazie alla collaborazione con il presidente della consulta, Pietro Pagnia Suffat, ha realizzato una manifestazione che è stata in grado di coinvolgere non solo il mondo agricolo, ma tante realtà del territorio. Infatti, al fianco di moltissimi trattori arrivati a diverse zone del Canavese, a fare bella mostra sono state anche le auto da rally e da drift, mezzi pesanti, camper e fuoristrada. Il tutto si è aperto con il ritrovo in piazza Craveri, a cui è fatto seguito la Santa Messa, che si è svolta nella chiesa parrocchiale, cerimonia dedicata a Sant'Antonio. In seguito è stata la volta della benedizione dei mezzi schierati alla presenza degli amministratori comunali, cittadini e delle rappresentanze delle associazioni fontesi, che hanno ancora una volta dato il loro contributo. Alla fine della riuscita giornata, salutata anche da un sole caldo che ha reso davvero perfetta l'iniziativa, l'attenzione si è spostata al Salone Polivalente, dove con un'apripolenta si è voluto dare anche un tocco gustoso a quella che è stata un'occasione di socialità e ritrovo molto gradito. All the boys.